Questa è una battaglia fondamentale per tutti perché oggi la Regione Campania, purtroppo mi dispiace dirlo, ci deruba di quasi 100 milioni di euro all'anno perché noi paghiamo l'IRPEF e l'IRAP regionale e non ci vengono restituiti soldi. Non è colpa di Caldoro, che peraltro ha trovato una situazione disastrata sul piano dei conti, ma è colpa complessivamente dei napoletani come classe dirigente che tirano l'acqua al mulino della loro provincia e peraltro li sprecano pure perché stanno in difficoltà anche peggio di noi. Voglio dire che sono molto contento anche del settore lavoro pubblico. Abbiamo iniziato opere di manutenzione straordinaria delle scuole importanti, ma anche di costruzione di scuole nuove a Baronizzi, a Campagna, a Battipaglia, ad Agropoli, fra poco a Sarno. Importanti interventi sono stati fatti a Cava, a Salerno, a Nocera Inferiore, ma si può e si deve fare di più. Sono molto contento per le strade, sono ripresi i lavori per la Versana, ripresi i lavori per la Fondovalle Calore, ripresi i lavori e in forte avanzamento quelli della strada provinciale alternativa nell'Agro. Nel 2011 faremo tante inaugurazioni di strade che miglioreranno significativamente la qualità della vita dei cittadini. DL, nessun passaggio a Futuro e Libertà, nonostante qualche momento anche di dialettica interna al partito. Devo dire che veramente mai ho pensato e mai penserei, non voglio dire piuttosto me ne andrei a sinistra, dico piuttosto me ne andrei a casa, cioè veramente non condivido nulla di quello che sta facendo Fini, è una cosa incomprensibile. Condivido molto il progetto del Popolo della Libertà come progetto ideale, mi ritrovo perfettamente in Berlusconi, che dimostra di essere il miglior politico italiano in un momento difficile. Non potrei mai stare con la sinistra che protegge i teppisti e i delinquenti che hanno messo a sacco Roma e che picchiano e fanno cose gravissime contro i commercianti e soprattutto contro le forze dell'ordine. Il valorizzatore, c'è anche il ricorso alla procura nei confronti dei provvedimenti del sindaco di Salerno per quella variante. È un atto dovuto perché questa variante illegittima che il Comune di Salerno vuole fare solo perché, come De Luca ha annunciato, perché ha fatto tutto lui, ha detto che se non lo fa lui cambia la destinazione e sta provando a cambiarla, è ovvio che non è che un sindaco può per motivi personali cambiare la variazione, fare una variazione urbanistica, lo deve fare nell'interesse dell'ente. Siccome lo ha dichiarato, ha confessato, in diretta televisiva ha confessato un abuso, ma è una cosa che può creare anche una turbativa d'asta, può creare problemi al concorso e al bando in atto, e quindi avevamo un atto dovuto informare la procura di questo comportamento illegale da parte del sindaco di Salerno. Augurio a tutta la provincia per questo Natale e poi l'auspicio del 2011. Il Natale bisogna riposarsi, stare tranquilli e stare in famiglia, non c'è dubbio. Per il 2011 auguro a tutta la provincia una rinascita economica che soprattutto possa creare nuovi posti di lavoro. Mi rendo conto che il problema più grave in questo momento per il nostro territorio è la mancanza di lavoro, non soltanto, ahimè, per i giovani, ma anche per tante persone meno giovani che sono espulse dal mondo del lavoro.